Io ho cercato di prendere spunto sostanzialmente dal titolo della nostra sessione, la normativa a supporto dei modelli di business. E come primo passaggio mi sono chiesto, ma per curiosità personale, effettivamente quante leggi esistessero in Italia. Ho navigato un po' su internet e il meglio che sono riuscito a trovare è questo. Apparentemente nessuno lo sa. Ho trovato vari riferimenti a questo numero infinito, oserei dire 150.000. Tutti concordano nel dire che invece i nostri vicini di casa più o meno hanno questo numero di leggi, e quindi credo che questo dia già un po' la misura, no, del problema che abbiamo noi e del fatto che effettivamente forse la normativa non è proprio così pensata per supportare i modelli di business. Che cosa è successo oggi? Direi che la PSD2 è un esempio importantissimo, ma segue altri esempi che possiamo citare, come tutta la normativa che è stata recentemente adottata in materia di bond piuttosto che di crowdfunding. Le imprese hanno bisogno di risorse, di avere accesso facilmente e rapidamente a risorse economiche e di semplificazione. Col digitale, con la PSD2, con l'unione fra la finanza e la tecnologia, sono nati dei modelli di business che in realtà non sono pensati sull'esistenza delle norme, ma sono assolutamente pensati sulle opportunità, cioè quello che la tecnologia mi consente di fare che ieri non potevo fare. In questa slide ho segnalato alcune delle attività che oggi sono più probabilmente note a tutti, blockchain o piuttosto che l'initial coin offering. Queste sono attività che spesso si estrinsecano e raggiungono, diciamo, il loro scopo in momenti molto brevi, cioè alcuni di questi modelli di business tendono a consentire alle imprese di realizzare i loro risultati in qualche ora. Voi capite che anche monitorare ciò che accade in qualche ora diventa letteralmente impossibile, perché nel momento in cui io mi sono posto addirittura, ammesso in mano che mi sia reso conto che ciò accadeva, il tema, la vicenda si è conclusa. E torno, per citare alcuni dei riferimenti che sono stati fatti prima, al riferimento all'exchanger, ai gestori dei wallet. Questi sono soggetti che possono essere assolutamente delocalizzati. L'impatto, diciamo, sul nostro mondo è semplicemente perché poi la raccolta magari viene in confronto ai cittadini italiani. Quindi il tema è esattamente questo, cioè le norme dovrebbero effettivamente nascere con un minimo di riferimento a ciò che realmente accade, per cercare di normare nella maniera più intelligente possibile i modelli di business che si stanno sviluppando in autonomia e non evidentemente contrastandoli laddove gli stessi siano effettivamente degni di essere protetti e sviluppati. Umberto, qualche spunto sui operatori internazionali che abbiamo visto? Abbiamo lavorato su alcuni modelli? Allora, diciamo che ovviamente il riferimento agli operatori internazionali, qualcuno forse per ha detto il relatore prima di me, discorso PSD2, discorso Regno Unito, che probabilmente non sa nemmeno se domani ce l'avrà la PSD2. Noi assistiamo operatori stranieri sulla compliance della PSD2 dalla fine, anzi forse da settembre dell'anno scorso. Spesso ci venivano testi pareri quando ancora non avevamo neanche un documento definitivo su cui darglieli. Tendenzialmente gli operatori italiani questo tema non se lo sono nemmeno posto adesso, a qualche mese dall'entrata in vigore della PSD2. È vero che aspettiamo i regolamenti attuativi della Banca d'Italia, così come per la norma, la quarta direttiva sull'antiriciclaggio, però è evidente che un conto è come dire, cercare di prepararsi in maniera tempestiva e un conto è subire in maniera piuttosto passiva gli eventi, andando poi ad inseguire quello che è il dettato normativo senza aver partecipato in alcun modo né alla formazione della norma, magari fornendo consultazioni o commenti, né avendo avuto contezza dell'entrata nel vigore della stessa. Grazie Umberto, grazie veramente.